La nostra protesta contro la corruzione dei vigili urbani nel Comune di Roma continua e sceglie come location il Campidoglio. Il Campidoglio è il centro proprio del Comune di Roma, nella giunta Alemanno, che da un anno e mezzo sta rispondendo negativamente a questa nostra proposta di dotazione intermunicipale ogni 3 anni dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali per garantire trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni, come garantito dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Abbiamo incontrato il comandante, il vice comandante Diego Porta di Vigili Urbani, che a nome del comandante generale ha dato l'ok per questo trasferimento intermunicipale, ma purtroppo dopo che abbiamo chiesto un incontro col sindaco Alemanno ci ha sempre opposto un rigoroso silenzio dopo aver demandato il tutto a Enrico Cavallari, che è l'assessore al personale del Comune di Roma. Dopo l'incontro con il capo segreteria Marcello Marrocco, la nostra proposta si è arenata appunto presso l'assessorato al personale, che si trova proprio qui dietro. Qui dietro incontrammo circa un anno fa il capo segreteria Marrocco. Abbiamo pensato di riprendere la nostra protesta. Protesta perché non si può prescindere da questo problema, da questo problema che affligge la nostra comunità capitolina, il nostro comune, perché i vigili urbani e i dipendenti degli uffici tecnici devono essere trasferiti ogni 3 anni per garantire la non collusione col territorio. Perciò mai più vigili urbani a pranzo o a cena gratis nei ristoranti, mai più vigili urbani come per esempio dipendenti di uffici tecnici, come è successo in alcuni casi a Ostia, possiamo documentarlo, mi sono sempre offerto per parlare come persona informata dei fatti con i magistrati, possiamo documentarlo dove ci sono state omissioni e illeciti molto 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 gravi. Coperti proprio da interventi o non interventi da parte dei vigili urbani, nonostante le numerose denunce. E questo ci ha portato poi a menzionare queste proteste, purtroppo aggravanti, che andranno avanti in vari posti della capitale, in vari luoghi, proprio per far sì che la nostra risposta, nonostante la nostra risposta al silenzio assordante della giunta comunale, chieduto al sindaco Alemanno, che riteniamo da oggi e da oggi responsabile assolutamente di qualsiasi atto illecito che verrà perpetrato da vigili urbani e dipendenti di uffici tecnici, responsabile politicamente, sicuramente perché ci sta negando questo di aprire un tavolo di concertazione per affrontare appunto questo problema che secondo noi è molto impellente, molto importante e da cui non si può prescindere per tutelare la legalità nel Comune di Roma.